Laura Moretti, Sky TG24. In Italia più di 800.000 ragazzi vivono in condizioni di assoluta povertà ed è essenziale che i giovani siano al centro dell'attività politica, un dato che emerge dall'ultimo rapporto annuale sull'infanzia presentato questa mattina in Senato dall'autority competente. La soluzione esiste, è stata individuata, ma è tempo di passare ai fatti. Occuparsi dell'infanzia è una priorità ed un dovere imprescindibile di ciascun paese democratico, cui non ci si può sottrarre, perché sono molto sconfortanti i numeri dell'ultima relazione annuale al Parlamento, presentata in Senato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Sono più di 800.000 i ragazzi che vivono in condizioni di povertà assoluta e non è possibile che nascere in una regione piuttosto che in un'altra faccia la differenza, ed ecco allora la prima cosa da fare. Sicuramente il reddito alle famiglie che sono in grave difficoltà, perché è vero che può sembrare una misura come dire, che a lungo termine non porta vantaggi, invece non è così, perché quello che è successo negli altri paesi è che aiutando le famiglie è ripartita anche l'economia e soprattutto è riuscito a quei paesi sono riusciti a uscire dalla crisi prima di noi. I dati dicono che più un ragazzo cresce, più perde il senso dello Stato e la fiducia nelle nostre istituzioni. Ecco perché se si vuole che l'Italia abbia un grande futuro, l'infanzia va messa al centro dell'azione politica ed è importante che i giovani abbiano valori di riferimento e qualcuno come loro nel quale riconoscerli, che possieda la sensibilità per trasmetterli. Secondo una ricerca commissionata dall'Authority, Marco Mengoni è il personaggio che ha avuto più sentiment positivo fra i ragazzi, che credono in lui e di lui si fidano. Caro Marco, sei entrato nelle omelie del Vescovo di Noto, ricordiamo. Ora vieni premiato in Senato. Dopo aver vinto le primarie di X Factor, se ti candidassi alle elezioni, io penso che rischieresti anche di vincerle. Secondo te che cos'è che ha colpito e ha conquistato così i ragazzi di te? Ma non lo so, perché non so se esiste veramente poi una ricetta o che sono me stesso semplicemente, cioè, e cerco di essere me stesso e di essere comunque un essere umano più per il prossimo possibile. Valentina Bendicenti, Sky TG24.